Grazie dell'invito, grazie dell'accoglienza. L'anno scorso evidentemente ha portato bene dal punto di vista elettorale il panorario, però eravamo tutti, è andato bene solo me, ma oggi vedo che c'è anche il sindaco di Cernobbio che saluto, che invece lui è in campagna elettorale. Devo dire che il tema di quest'anno mi ha particolarmente intrigato. Mi sono venute in mente tante cose, tante grandi personalità che hanno parlato della bellezza. E parlare di bellezza a 18 anni, se mi è consentito, è particolarmente intrigante. Quindi, al di là di dire quello che è vero, cioè che sia le amministrazioni precedenti che l'attuale, e sono certo anche le sicure, sosterranno questa kermesse di grande profilo, visto anche il programma, non vi siete fatti mancare niente per stare sul tema, che come sempre si svolgerà in una sede di grande profilo, niente da dire su quella di oggi, intendiamoci, avete scelto una casa della cultura di grande profilo davvero, però anche noi nel nostro piccolo della città provinciale non ci facciamo mancare niente con Villa Olmo, quest'anno sarà un po' trafficata perché stiamo mettendoci mano, ma sarà un piacere come sempre ospitare. Io devo dire che sono stato particolarmente colpito, come diceva, di quello che è previsto nel programma, come sono stato piacevolmente stupito, e saluto l'amico Mariuccio Senego, del fatto che avete ormai dei sostenitori fantastici che sono sempre presenti. Questo mi piace tanto, lo dicevamo e lo commentavamo insieme, perché fa bene alla città avere tra chi la porta in palmo di mano non solo l'amministrazione ma anche poi chi ci mette, come si direbbe, un po' di ciccia. Detto questo, e scusandomi perché tra qualche istante lascerò per un successivo impegno, lasciatemi salutare anche l'assessore regionale, persona a me cara, e devo dire evidentemente anche a voi, perché è qui e non è da poco averlo su questo tipo di possibilità espressive della città, ma soprattutto della cultura e dell'arte, visto che mi occupo anche di questo tipo di assessorato e vorrei dedicarci tutto il mio tempo, a me non va bene perché devo fare altre cose, però questo mi fa soffrire, lo dico liberamente. Anche perché